Salve, bentrovati. Ci troviamo qui con il professor Domenico Rosaci, ma lo spunto per questo dialogo mattutino, lo diciamo a beneficio di coloro che poi vorranno seguire, guardare, ascoltare questo video, lo spunto è dato dalle conferenze che il professor Rosaci ha tenuto sulla figura di Iddu Krishnamurti. Sono conferenze che io non solo ho ritenuto essenziali, ma davvero molto efficaci, perché non solo hanno interessato migliaia di ascoltatori, non solo hanno consentito di riprendere in mano i libri di Krishnamurti, anche se dovremmo dire non ciò che Krishnamurti ha scritto, ma ciò che Krishnamurti ha detto attraverso i suoi tanti discorsi che fece per decenni in giro per il mondo, ma, dicevo, oltre a questo, hanno consentito a tutti noi che operiamo nel campo psicologico, io come psicologo clinico, altri magari hanno un interesse nei confronti della psicoanalisi, della psicologia in generale, perché no anche della filosofia, di riaccostarci a questo pensiero immenso che abbraccia tutti i campi nevralgici della vita, che è appunto il pensiero di Krishnamurti. Allora, ascoltando quelle conferenze, ritrovando, devo dire, per la prima volta un discorso serio, compiuto, efficace, dicevo prima, su Krishnamurti, ho pensato di invitare il professor Rosaci a dialogare, a scambiarci qualche idea su alcuni temi che ricorrono costantemente nel pensiero di Krishnamurti. E gli ho proposto come primo incontro questo titolo, Krishnamurti e la psicoanalisi. Ora, professore, da cosa è nato questo titolo? È nato da una domanda che spesso mi è risuonata nella mente, essendo accanito lettore di Krishnamurti da decenni. Più volte mi sono detto, ma come fai ad essere appassionato di psicoanalisi, frequentatore assiduo della psicanalisi anche lì da decenni, essendo è stato analizzato più volte per una durata complessiva di almeno una decina d'anni, ed essere anche un accanito lettore di Krishnamurti che ha qualcosa da ridire, o più di qualcosa da ridire, sulla psicologia in generale. E allora io a questa domanda più volte mi sono risposto che non c'è nessunissima contraddizione. E non c'è nessunissima contraddizione perché si può malinterpretare Krishnamurti. Ma se lo si interpreta bene, e qui lancio una provocazione, potremmo addirittura ritenerlo uno dei migliori psicoanalisti in circolazione. Ecco, qualcuno dirà, oibò, ma se Krishnamurti ha sempre sostenuto che la verità è una via senza sentieri, che non bisogna affidarsi ad alcuno per trovare questa verità, che la verità è dentro ognuno di noi, come può ammettere Krishnamurti che ti puoi recare da qualcuno, parlare con qualcuno, vuoi sdraiato sul lettino, vuoi davanti ad una poltrona, e trovare una concordanza in quello che stai sostenendo? Ecco, in realtà, se io dico che Krishnamurti, oltre ad essere stato un grande pensatore, lo ritengo anche socraticamente, direi, così come Jacques Lacan diceva di Socrate, lo ritengo uno psicoanalista,
è perché Krishnamurti riesce nei confronti di ognuno ad essere specchio, specchio riflettente di quelle che sono tutte le nostre miserie umane, troppo umane, verrebbe da dire. Ad essere specchio e non ad essere colui che cerca di influenzare l'altro, di suggerire all'altro come deve vivere, come deve comportarsi. Krishnamurti non fa altro che invitare alla riflessione interiore, ricordando ad ogni piè sospinto, non avete un guru davanti a voi, non avete qualcuno che dovete ascoltare per forza, anzi vi suggerisco di mettere in discussione ogni mia virgola, ogni mia parola, verrebbe da dire ogni mio sospiro. Non bevete acriticamente tutto quello che vi dico, meglio tutto quello che vi faccio notare. Allora, chi è secondo me Krishnamurti, anche in rapporto alla psicoanalisi? Krishnamurti è un indicatore, il professore direbbe un catalizzatore. È qualcuno che ci indica, ripeto, senza interferire, non la strada, ma ci indica la necessità di guardare al mondo, alle cose del mondo, all'essere umano, per ciò che è. Lui ripete sempre, This is the fact. Questo è un fatto. Inutile quindi girarci attorno, verrebbe da dire filosofeggiare intorno al fatto. Il fatto è lì, davanti a noi. Guardiamolo, osserviamolo e vediamo sempre dentro di noi, attraverso quella riflessione, senza altre mediazioni. E qui mi verrebbe da dire, certo, Krishnamurti, infatti, uno psicanalista bravo non interferisce. Non media, riflette. Lacan direbbe assume la posizione del morto. C'è, ma non c'è. È chiaro che poi chi gli sta davanti, paziente o cliente che dir si voglia, avrà individuato anche all'interno di quel morto la perla. Anch'io quando ascolto Krishnamurti mi rendo conto che lui non vuole interferire su quella che è la mia verità, su quella che è la mia idea, però pur non interferendo, in base a come si esprime, in base a quelle che sono le sue riflessioni, io individuo la perla dentro di lui. Allora Krishnamurti è il pensatore che in tutti questi anni mi è stato di grandissima utilità. E il pensatore, che ripeto, senza ritenersi psicoanalista, questa è una mia provocazione, ma ha saputo esserlo per me perché mi ha dato la possibilità, ascoltandolo e leggendolo, con tutte quelle che sono state le trascrizioni pubblicate dei suoi discorsi, mi ha dato la possibilità di riflettermi. In questo specchio, devo dire, davvero unico, e quindi sono grato al professor Rosaci, al quale lancio queste mie prime sollecitazioni, sono grato per quelle conferenze che stanno su YouTube perché consentono ad ogni singolo essere umano di abbracciare la vita, in tutta la sua importanza, in tutta la sua intensità, in tutta la sua essenzialità. Krishnamurti aiuta senza volerlo, quindi agisce dentro di noi senza agire, attraverso quella che può essere definita una inazione, però riesce a mettere noi stessi, attraverso quello specchio, a contatto con noi stessi senza alcun infingimento.
Ecco l'importanza, a mio avviso, di Krishnamurti, che serve, ribadisco, se preso bene, se interpretato bene, serve a vivere meglio. Serve soprattutto anche a noi che operiamo nel campo psicologico, serve a sfrondare tutta quella onnipotenza che spesso molti di noi credono di poter avere, a sfrondarla, ad eliminarla, a riportarci all'umiltà del sentimento, all'umiltà delle cose pratiche e vere della vita e soprattutto a chinarsi sulle miserie umane per vederle, per cercare di elaborarle e mai, mai per cercare di negarle, perché ogni volta che neghiamo una nostra miseria, neghiamo anche quella che è in fondo la nostra verità. Allora, questa è l'importanza che ho ravvisato nelle conferenze del professor Rosaci dedicate a Krishnamurti. Alla stessa maniera, così come lui ha svolto queste conferenze, alla stessa maniera io da pochi giorni ho lanciato un canale YouTube dal titolo Psicologia per te, ecco, per te, dove non si troverà mai la parola come, perché la parola come è un altro di quei virus che finiscono per intasare, no? Tutto ciò che riguarda il mentale. Non facciamo altro che trovare sia in rete sia nelle librerie discorsi o libri dal titolo Come risolvere l'ansia in due sedute, come risolvere questi problemi della vita, come. Ecco, ogni volta che c'è un come, e Krishnamurti lo spiega benissimo, non c'è nessunissima soluzione, c'è soltanto il modo, fingendo ovviamente, di accumulare tanti like e per altri aspetti e per altri mestieri di accumulare anche tanti soldi, cercando di vendere fumo e di raccontare alle persone appunto come risolvere un problema. Invece, caro professore, il problema è sempre qui, davanti a noi tutti. E sta a noi decidere se affrontarlo con serietà, con rigore, con disciplina, direbbe Krishnamurti, e io aggiungerei sempre, perché è un termine che mi piace molto, senza infingimenti. Sì, io sull'ultima parte del suo discorso sono veramente molto, molto d'accordo. Per quanto riguarda proprio il modo di porsi, affrontare determinati problemi, oggi, ecco, farlo cercando di evitare gli infingimenti è qualcosa di particolarmente importante. Intanto la ringrazio per avermi voluto Oh, perché... coinvolgere in questa interessantissima, diciamo, discussione, dialogo, ecco, questa è una parola a cui Krishnamurti era molto, diciamo, era molto affezionato, la parola dialogo, che poi una parola che in quella, diciamo, particella, in quel prefisso dia, attraverso, no, in cui emerge questa idea proprio del viaggio, di qualcosa che procede attraverso una via. Ecco che però non ha sentieri, è una via fatta del viaggio stesso, della stessa materia proprio del viaggio, e quindi è una via molto particolare e molto lontana dal concetto che noi abbiamo oggi, noi contemporanei, di viaggio, che invece è legato molto proprio a quell'avverbio come, no, in cui ci si deve spiegare, si devono mettere i segnali stradali per indicarci appunto dove andare, o se vogliamo usare la metafora informatica che mi è abbastanza vicina per deformazione professionale, questo concetto di algoritmo
di procedura, di istruzioni, per cui seguendo certi passi arriviamo a un obiettivo, a una meta. No, e invece per Krishnamurti questa meta non c'era, a meno che non si volesse parlare di questo stato di benessere, di stare bene, che dovrebbe essere la finalità unica, ecco, di qualunque anima, di qualunque essere umano. Quindi io inizierei anche questa mia riflessione insieme a lei, riprendendo anche, ecco, quelle idee che lei ha lanciato sul rapporto che si può trovare tra Krishnamurti e la psicanalisi, proprio da questa idea che lui proponeva spesso del dialogo, della necessità di fare emergere questa verità, qualunque cosa potesse essere, diciamo, nella sua testa, nella mente di Krishnamurti, la verità era qualcosa che sicuramente deve emergere dal dialogo, deve emergere dal confronto di esseri umani che lasciano che le loro strade si intersechino, che siano compagni di viaggio. In questo senso, ecco, si può cercare di capire quale può essere la differenza tra Krishnamurti che parla e uno psicanalista che parla, ascolta, si confronta con un paziente. Ecco, evidentemente il modo di procedere di Krishnamurti è differente da quello di uno psicanalista, diciamo, classico, mi permetta, diciamo, di utilizzare una parola un po' semplicistica, appunto lo psicanalista che si siede con il paziente sul lettino, sulla poltrona, dove sia, e che comunque assume un ruolo che lo differenzia in qualche modo dal paziente, per cui il paziente è qualcuno che diciamo manifesta un disagio, quantomeno. Non voglio usare appunto la parola malattia, perché tanti psicanalisti, a partire da Jung, diciamo, hanno evidenziato questa quasi insensatezza di chiamare il disagio psicologico malattia. Ecco, ma anche tenendo conto di questa distinzione tra malattia e disagio, comunque questi ruoli nella pratica, quantomeno psicoterapeutica, lei me lo insegna, esistono, quantomeno nella testa del paziente, sicuramente, che si presenta davanti allo psicanalista in qualche modo, vedendolo come qualcuno che deve offrire a lui una soluzione di un qualche problema. E qui, diciamo, la prospettiva di Krishnamurti è molto differente, ed è per questo che lui, ecco, prende le distanze, se si può dire così, dalla psicanalisi. No, bisogna andarci cauti, cercare di capire a quale tipo di psicanalisi si riferisse Krishnamurti. Io ho usato il termine un po' di psicanalisi classica, si riferiva allo psicoterapeuta che appunto viene visto dal cliente come qualcuno che gli deve offrire una soluzione ai suoi problemi. Invece Krishnamurti soluzioni ai problemi non ne ha da proporre. Ecco, questo è il primo punto. Lui si pone come un attore di un dialogo, uno di quei dialoghi che portava avanti anche con gli scienziati, no? Con David Bohm, certo. E in cui, ecco, la riflessione comune porta ad andare avanti in in una via che, come dicevo prima, non ha però, ecco, cartelli segnaletici, per cui non si sa dove si va e non è importante, ecco, saperlo. È importante che si stia camminando insieme. Perché? Perché Krishnamurti si proponeva, ecco, l'idea di superare la frammentazione. C'era alla base di questo la coscienza che l'ego umano, cioè questa parte di noi, questa parte della psiche che conduce un po' la nostra vita, che ci comanda, l'ego umano innesca una frammentazione nella nostra psiche. E questa frammentazione si può superare come?
solo col rapporto con l'altro. E quindi l'altro deve diventare parte di un dialogo. In questo dialogo, solo in questo dialogo, emerge, diciamo, quella situazione di collettività che si inizia a formare a partire dal 2, poi può diventare 3, 1000, molti, tutto, e che può causare un cambiamento di stato. Ecco, il cambiamento di stato per Krishnamurti può nascere solo dal dialogo, da questa particella dia davanti al logos, per cui le nostre parole innescano qualcosa, il logos innesca qualcosa. Ecco perché io uso il termine catalizzatore, no? Perché appunto mi riferisco a quelle reazioni chimiche in cui c'è un agente che innesca la reazione senza prendervi parte, ma senza prendervi parte in che senso? Nel senso che non è causa dell'effetto. Quindi Krishnamurti non si vuole porre come la causa del cambiamento, ma si vuole porre come qualcuno che partecipa al cambiamento. Quindi lei vede anche le differenze che si possono trovare con la psicanalisi, no? Non è un morto, Krishnamurti, è un'entità che partecipa al cambiamento, non è la causa del cambiamento. Il cambiamento può avvenire soltanto camminando insieme come compagni di viaggio, su una strada comune che appartiene a tutti, e questa strada è quella che lui chiama la verità. La verità è questa strada comune. Per cui, ecco, da questa, diciamo, riflessione che io vorrei proporre e che possiamo anche approfondire, continuare ad approfondire, è chiaro che possono scaturire tante altre riflessioni relative alla [S2] Oh, certo. [S1] Psicanalisi moderna. No, perché ovviamente la psicanalisi da Freud in poi, come dice la stessa parola, è anzitutto un'analisi, cioè si pone rispetto alla psiche come una disciplina che vorrebbe analizzare la psiche, quindi vorrebbe, diciamo, in qualche maniera comprenderne anche la struttura intima, per cui sono stati introdotti degli elementi, sono stati individuati già da Freud degli elementi, no, che poi hanno portato nella psicanalisi moderna a concentrarsi su questi elementi stessi, l'io, l'inconscio, per non parlare di tutto il resto, il superio e tutte le altre possibili differenziazioni che poi anche tecnicamente la psicanalisi introduce. E Krishnamurti non è un analista. Krishnamurti non cerca di analizzare la psiche. Questa è una prima grande differenza, perché lui individua questa, come dire, pretesa della coscienza umana di analizzare qualcosa che non le appartiene, perché lui è frammento, questa coscienza, questo ego è solo un frammento, e non si rende conto di essere frammento. E quindi qualunque analisi possa portare avanti sarebbe l'analisi fatta da un frammento che non ha visione della totalità. Certo. Senza la visione della totalità, l'analisi di questo frammento sarà soltanto un'analisi molto parziale e inefficace. Inefficace aggiungere a qualcosa di utile, a qualcosa, ecco, finalizzato a quel cambiamento di stato verso il benessere di cui parlavo prima. Cioè, non c'è un cambiamento di stato nell'eseguire semplicemente un'analisi logica, un'analisi razionale condotta dall'io, condotta dall'ego cosciente, secondo Krishnamurti. Non avrebbe nessuna utilità. Così come, e qui Krishnamurti si spinge ancora più in là, non avrebbe nessuna utilità, ecco, esaminare l'inconscio, e qui anche rispetto a Jung, che è stato un po', come dire, il padre dell'analisi dell'inconscio, è stato colui che più ha
approfondito, ecco, questa tematica di ciò che c'è nell'inconscio, anche qui Krishnamurti sorprendentemente è molto scettico sulla bontà che ci possa essere da un'analisi del genere. Se vuole, volevo proporre, ecco, la lettura di queste poche parole di Krishnamurti, questo piccolo brano che mi ero un po' segnato, che è tratto da un libro che raccoglie alcune conversazioni di Krishnamurti, che è This Light in Oneself, sì, in cui lui dice questo: si è scritto tanto della mente inconscia, specialmente in Occidente. Ad essa è stato attribuito un significato straordinario, ma in realtà è irrilevante e di poca importanza, come la mente conscia. Lo potete constatare da soli, dice Krishnamurti. Se osservate, comprenderete che ciò che è chiamato inconscio è solo il residuo della razza, della cultura, della famiglia, delle vostre motivazioni e desideri, è lì, nascosto. E la mente conscia, invece, è occupata con la routine quotidiana, l'andare in ufficio, il sesso e così via. Dare importanza all'una piuttosto che all'altra sembra una cosa assolutamente sterile. Entrambi hanno assai scarso significato, con l'eccezione che la mente conscia deve avere una conoscenza tecnologica per guadagnarsi da vivere. Questa continua battaglia, sia interiore negli stati profondi che a livello superficiale, è il nostro modo di vivere. Un modo pieno di disordine, confusione, contraddizioni, infelicità. E per una mente imprigionata in tutto ciò, cercare di meditare non ha senso, è una cosa puerile. Quindi, perché qui, sì, insomma, perché qui, io volevo qua un attimo lasciarle di nuovo la parola, ecco, lanciare, ecco, un po' una provocazione alla psicanalisi, come un po' lei dice, caro Krishnamurti, no, lo psicanalista in qualche maniera, anzi tu puoi essere visto come uno psicanalista, e io credo che si possa portare avanti questa affermazione, perché anche lo psicanalista evidentemente può fare lo psicanalista alla Krishnamurti, no? Perfetto. Alla stessa maniera, però, ecco, si può andare a dire allo psicanalista, caro psicanalista, guarda che, ecco, c'è Krishnamurti e Krishnamurti, nel senso che bisogna comprendere quello che Krishnamurti voleva dire quando parlava, ecco, della psicanalisi. E fin quando la psicanalisi è analisi e basta, cioè vuole comprendere più che altro la struttura della psiche, il discorso del benessere viene messo in secondo piano. La domanda è: per arrivare al benessere, e questo interessa molto al paziente che si presenta allo psicoterapeuta dicendo io ho un disagio psicologico, certo, e allora vorrebbe il benessere, rispetto a questa esigenza del paziente, cosa si deve fare? L'analisi è efficace? Sapere cosa sia il conscio e l'inconscio è efficace? Dalle parole che ho letto, Krishnamurti pensava che non fosse efficace l'analisi, ci volesse qualcos'altro. Su questo qualcos'altro possiamo un po' riflettere insieme, discutere. E io mi inserirei proprio su questo dicendo che nel momento in cui riteniamo che l'analisi non sia efficace, dovremmo dire che anche leggere o ascoltare Krishnamurti non sia efficace. Ecco, in realtà io questo non lo penso. E gli ultimi 120 anni, pur attraverso tante critiche, attraverso i libri neri della psicoanalisi, gli ultimi 120 anni ci hanno detto in realtà che la psicoanalisi esiste, si interroga quotidianamente
attraverso grandi autori, attraverso grandi interpreti, su che cos'è, su che cosa, qual è il compito che le viene assegnato, quantomeno che le è stato assegnato dal suo fondatore, Sigmund Freud. Però, ritornando al centro della sua riflessione, Krishnamurti, mi permetta di usare il termine, era anche ossessionato da alcuni aspetti. Uno di questi aspetti era il guru. Quindi Krishnamurti non aveva paura di nulla, non aveva terrore di nulla, aveva il terrore che da qualche parte spuntasse un guru e non faceva altro che dire: guardate che io non lo sono, cercate per favore, perché siccome conosco l'essere umano, la mente umana, allora venite qui ad ascoltarmi e dentro di voi c'è l'idea: adesso ascolto Krishnamurti e risolvo i miei problemi. Perché lui è un guru, perché lui conosce la verità, detiene questo potere e quindi ascoltandolo me lo trasmette. No, dice Krishnamurti, non c'è alcuna possibilità di trasmissione. Allora, nel momento in cui noi immaginiamo l'analista, ma anche lo psicologo, come un guru in un rapporto totalmente asimmetrico tra il paziente e chi gli sta davanti, non stiamo parlando di analisi, stiamo parlando di una delle storture, sempre possibili, per carità, dell'analisi. Quando Socrate viene ritenuto il prototipo dello psicoanalista da Lacan, anche quella... Lacan era abituata alle provocazioni, ma anche quella potrebbe sembrare una provocazione. In realtà Socrate non è seduto dietro un lettino, non ha davanti a sé in poltrona un interlocutore che è chiamato a distinguere tra l'inconscio, il conscio o il preconscio, niente, nulla di tutto questo. Allora perché Lacan individua in Socrate il prototipo dello psicoanalista? Perché Socrate, ecco qui volevo chiarire meglio, perché Socrate fa il morto, non è morto, è ben presente, è vivo, ma lo fa, cioè riesce ad estrarre dall'altro, che l'altro riesca ad estrarre da sé la propria verità, indicando, facendo accendere certe luci che lui vede, così come le vede Krishnamurti, e che chi gli sta davanti non vede, abituato a fare altro, a fingersi altro. L'altro aspetto cruciale che lei per questa occasione non ha toccato, l'altra fissa, ecco, passiamo da ossessione a fissa, l'altra fissa di Krishnamurti è: ma come fa ad esistere l'analisi nel momento in cui tra l'osservatore e l'osservato non c'è alcuna differenza? L'osservatore, dice Krishnamurti, è l'osservato. Bravo, mi verrebbe da dire. Guai all'analista che si dovesse ritenere osservatore di un qualcosa che non lo riguarda. L'analista serio non solo tutto ciò che sta provando la persona che sta davanti a lui l'ha già provato egli stesso, sedendosi in quella posizione per tanti anni prima di quello che oggi, che in questo momento è il suo interlocutore, e quindi sa molto bene l'analista serio che lui non è
l'osservatore distaccato. In caso contrario non si parlerebbe di transfert e di controtransfert. Il tema è la postura. Ancora una volta Lacan direbbe la direzione della cura. Qual è la direzione da imprimere alla cura? L'inconscio, è ancora Lacan che parla, è strutturato come un linguaggio. Non siamo noi che parliamo, siamo parlati, ma le parole, questo ci hanno insegnato negli ultimi 120 anni, e lei lì ha centrato bene l'obiettivo, le parole hanno la capacità di curare. Sì. Ora sa, il verbo curare e il verbo guarire sono due verbi terribili. Totalmente diversi. No, terribili, terribili da usare e bisogna usarli con molta parsimonia e con molta delicatezza. Sono due verbi pericolosi, perché è chiaro che in giro ci sono, ecco, i guru che promettono guarigione, mentre invece dovrebbero garantire il prendersi cura. Prendersi cura, sapendo, e qui chiudo, prendersi cura sapendo che nel momento in cui ti stai prendendo cura di chi hai davanti, ti stai ancora una volta prendendo cura di te stesso. Qui siamo arrivati a toccare un po' un nervo scoperto, diciamo, nella riflessione di Krishnamurti, perché chi si deve prendere cura dovrebbe agire in un modo totalmente diverso, ecco, da come oggi si pensa che debba agire lo scienziato, il medico, colui appunto che deve trovare una soluzione, quindi deve guarire, non curare. È chiaro che quel prendersi cura può al limite rimandare allo sciamano delle età arcaiche, all'uomo medicina, cioè a colui che interpreta tutta l'intera comunità, diventa comunità, quindi, diciamo, innesca questo cambiamento di stato verso il benessere, proprio favorendo come catalizzatore che la comunità ritrovi se stessa, la comunità. Ecco, Krishnamurti per me è uno che si prende tremendamente cura. Uno sciamano. Assolutamente. Però quando leggiamo il libro che lei ha citato, Riflessioni sull'io, e tanti altri libri, che cosa acquisiamo alla fine? Come ci sentiamo? Recepiamo un benessere psicofisico. Da dove viene quel benessere psicofisico? Ecco. Lo stesso Krishnamurti direbbe, fate voi, ditelo voi, scopritelo voi. Io quello che dicevo prima circa il nervo scoperto è proprio questo, e ci riavvicina molto al discorso del confronto con la psicanalisi, su cui io sto cercando un po' di rimanere un po' attaccato, perché è molto interessante come discorso, proprio perché qui arriviamo al punto. Il punto è: l'obiettivo della psicanalisi è analizzare il pensiero umano, cioè ciò che viene chiamato psiche da Platone, la capacità cioè di tirar fuori conoscenza, il pensiero umano. Krishnamurti vuole andare al di là del pensiero umano. Certo. Questo è un punto veramente fondamentale per comprendere anche l'originalità di Krishnamurti. Il pensiero è dolore. Il pensiero, che sia pensiero cosciente, cioè che sia ego, o che sia inconscio, cioè eredità della nostra specie, natura che parla dentro di noi, il nostro essere umano, ecco, come l'aveva identificato Freud, così come l'io lo identifica così bene Lacan, no? Andando a dire che è scritto su di noi dagli altri, dall'altro,
l'io e l'altro. Ecco, tutto questo ci aiuta a comprendere come siamo a livello di pensiero, cioè il nostro pensiero come è fatto come una regione cosciente e una regione non cosciente, ma non ci aiuta, dice Krishnamurti, a fare questo cambiamento di stato verso il benessere, perché questo cambiamento di stato, questo è il punto fondamentale, avviene solo quando il pensiero si tace. Si tace. E si eclissa. E quindi non esiste più quel soggetto che vuole dire non solo io, può anche dire, può anche sentirsi inconscio, ma sempre soggetto si sente, e finisce il frammento. Il libro che citavamo prima entrambi, appunto, Riflessioni sull'io, contiene un passo che io considero veramente splendido, esemplificativo proprio di questo cuore della riflessione di Krishnamurti. Se mi permette, leggo questo passo, perché sicuramente spiega molto meglio di come possa fare io. Ma io non devo permettere niente, faccia tranquillamente. Dicevo, comunque, insomma, è un passo breve, e dice, la mente, quando parla della mente, Krishnamurti intende la mente pensante, la mente che pensa, quindi proprio la psiche di Platone, la psiche, la mente, è alla continua ricerca di esperienze. L'esperienza si solidifica in un centro, e da questo centro noi agiamo, viviamo e abbiamo il nostro essere in questo centro, nell'esperienza accumulata e solidificata del passato. E Krishnamurti ora si fa una domanda: è possibile vivere senza creare questo centro di esperienze e sensazioni? Perché a me sembra che la vita avrebbe un significato molto diverso da quello che le diamo adesso. Attualmente ci preoccupiamo tutti di estendere questo centro. Non è così? Di acquisire esperienze più grandi e più ampie che rafforzano continuamente l'io, e credo che ciò limiti inevitabilmente la mente. È quindi possibile vivere in questo mondo senza creare questo centro? Penso che sia possibile solo quando c'è una totale consapevolezza della vita, una consapevolezza in cui non c'è motivazione o scelta, ma semplice osservazione. Penso che scoprirete, se volete provare e riflettere un po' più a fondo su questo punto, che questa consapevolezza non crea un centro attorno al quale si possono accumulare le esperienze e le reazioni alle esperienze. Allora la mente diventa meravigliosamente viva, creativa, non nel senso di scrivere poesie o dipingere quadri, ma una creatività in cui l'io è del tutto assente. Penso che sia questo che tutti noi cerchiamo davvero, uno stato privo di conflitto, uno stato di pace e di serenità della mente. Ma non è possibile finché la mente è lo strumento della sensazione e chiede di continuo altre sensazioni. Benissimo, e Lacan direbbe a Krishnamurti, bravo Krishnamurti, il centro, infatti, non c'è, non esiste. Esiste la mancanza, di cui noi siamo strutturalmente, mi verrebbe da dire dotati, ma è una cosa verso la quale nulla è possibile. Però, caro professore, siccome ho visto che abbiamo toccato l'oretta di dialogo e di confronto, proprio su questo aspetto qui mi piacerebbe, se possibile, dare un seguito, dopo aver fatto Krishnamurti e la psicoanalisi. C'è stato modo, attraverso il nostro dialogo, di sfiorare anche il tema del passato. Questo ci riporta
perché il passato è importante per certa psicoanalisi, per certa psicoanalisi no. Però c'è un libro fondante di Krishnamurti, e cioè Libertà dal conosciuto. Allora, è possibile la libertà dal conosciuto? Dal conosciuto ovviamente dal punto di vista psicologico, perché Krishnamurti dice che se io ho imparato a guidare la macchina, devo portare memoria di come si guida la macchina, perché sennò poi la mattina esco di casa, vado a sbattere, se non ricordo come si fa. Quel ricordo lì io lo debbo immagazzinare, lo debbo tenere a memoria. Ma se qualcuno 2 mesi fa mi ha dato uno schiaffo in piazza e io sono tornato a casa pensando a questo schiaffo, e poi un giorno, e poi una settimana, e poi un mese, e poi 2 mesi, perché io devo portare con me questa registrazione? Allora, domanda, è possibile non portare con sé quella registrazione? È possibile che il trauma vissuto da Krishnamurti, di aver perso da bambino prima la madre, di essere rimasto orfano di madre, e poi più in là di aver perso il fratello, è possibile che nel corso della vita quei 2 traumi non siano andati a cercare Krishnamurti e a dire, caro Iddu, devi fare i conti con queste 2 perdite, le devi elaborare? Ecco, io queste sono domande che avrei certamente fatto a Krishnamurti se fosse ancora qui presente davanti a noi. Lui, quando faceva questi discorsi, invitava sempre ad intervenire, e devo dire che raramente ha trovato qualcuno con il coraggio di porre una domanda. Di solito tutte queste persone che aveva davanti finivano per restare in silenzio, e lui era costretto a continuare. In realtà lui chiedeva e invitava proprio al dialogo, non fa altro che ripetere in tutte le sue conferenze: non sto parlando io, stiamo parlando insieme, proprio per togliersi da quella posizione. Certo, lui era seduto su una sedia, su un palco, e diceva: sono costretto a stare qui perché se devo parlare a tante persone c'è la necessità, ma faceva di tutto per togliere quella evidente disimmetria, no? Asimmetria tra chi stava ascoltando e lui che stava parlando. Però, se lei vuole, se lei lo desidera, potremmo certamente dare una continuità a questo incontro ripartendo da un tema, a mio avviso, cruciale, posto da Krishnamurti: libertà dal conosciuto. E io, da psicologo clinico, mi permetterei di aggiungercelo quel punto interrogativo. Libertà dal conosciuto? È una bellissima proposta, certamente mi farà molto piacere riprendere anche a me questo dialogo. Il punto interrogativo lo fa diventare molto interessante, perché certamente è una domanda da porsi, è una domanda che l'avrebbe sicuramente posta anche Krishnamurti. E ricordando, professore, sempre che non stiamo dialogando per noi stessi, cioè per parlarci addosso, ma cerchiamo, come possono fare grazie alla tecnologia persone che si ritengono serie, di fornire un servizio e di aiutare anche gli altri a riflettere insieme a noi. Non siamo portatori di nessuna verità. Assolutamente, assolutamente. Anzi, è un dialogo il nostro, appunto, nello spirito dei dialoghi di Krishnamurti, cioè aperto proprio a suscitare altre riflessioni anche in chi ci sta magari ascoltando adesso ed è silente, ma il fatto che sia silente non cambia nulla. Le nostre menti sono tutte impegnate in comuni riflessioni, siamo tutti compagni di viaggio. Perfetto, allora la chiuderei qui, ringraziando ovviamente quanti hanno avuto la bontà di seguirci, di ascoltarci, sperando che abbiano la stessa bontà nel continuare a seguirci
qualora dovessimo, adesso abbiamo ad andare avanti con queste discussioni, ma abbiamo già, mi sembra, annunciato un secondo appuntamento, se questo lo abbiamo titolato Krishnamurti e la psicoanalisi, il prossimo lo potremmo intitolare Krishnamurti e la libertà dal conosciuto. Bene. Grazie. Allora, alla prossima. Arrivederci a tutti e grazie.